Si è chiusa la mostra da record di Antonello da Messina al MART di Rovereto. In 3 mesi di apertura pare che i visitatori abbiano raggiunto quota 100.000. Una nuova lettura del percorso pittorico di Antonello da Messina, con parecchi prestiti internazionali, oltre alla messa in luce dei rapporti con gli artisti a lui contemporanei attraverso similitudini e differenze. È anche questo che ha decretato l'incredibile successo della mostra da record che si è chiusa nelle ultime ore al MART a Rovereto. Anche nell'ultima giornata di esposizione, lunghe file fuori dal museo roveretano e circa 2.000 biglietti staccati. Si parla di circa 100.000 visitatori in poco più di 3 mesi di apertura dell'esposizione intitolata L'altro ritratto, con 35 opere del maestro. Antonello da Messina nasce ovviamente nella città siciliana. Il regno di Napoli dell'epoca comprende anche la Sicilia ed è in quel clima di transizione culturale che avviene per lui il passaggio al Rinascimento. Antonello da Messina acquisisce l'arte della pittura ad olio e si afferma come uno dei pittori più brillanti del Quattrocento. Le sue composizioni sono fantasiose, con influenze francesi e fiamminghe. L'artista dipinge una gamma straordinaria di espressioni facciali. I volti che ritrae hanno sguardi intensi, alcuni con il sorriso, cercano la complicità con lo spettatore e infondono stupore e mistero. Sicuramente la pittura di Antonello da Messina, che è stata in esposizione al MART, non ha frontiere ed esprime la capacità di comprendere e rielaborare altre tradizioni.